Io saluto Marco Girardo, caporedattore Economia Avvenire. Facciamo incursione come spesso facciamo in Avvenire oggi. Ciao Marco, grazie per essere con noi, bentrovato. Buongiorno, bentrovata, bentrovati a tutti, un piacere sempre. Magari poi mi farai anche un breve sommario di quello, anzi, mi dirai se le questioni che adesso ti metto sul tavolo sono anche quelle che state analizzando quotidianamente voi, ma credo che sia così. Ti faccio la domanda del giorno. Oggi abbiamo trovato questa domanda del giorno. Visto come è iniziato il 2022 a livello economico e finanziario, gli investitori dove si muoveranno? Che strada seguiranno? Azionario o obbligazionario? Tu di che fazione sei, Marco? Io resto nonostante tutto della fazione azionario, almeno dare una scorsa alle previsioni che fanno le principali case di investimento, i principali investitori, analizzando un po' i loro report, le previsioni per l'inizio dell'anno, ci sarà sicuramente, veniamo da 3 anni di crescita molto forte, anche quest'anno è stato un anno record per l'azionario, ma comunque si apre uno scenario in cui pur rallentando la crescita economica ci sarà in ogni caso, un'abitudine maggiore a convivere anche con una situazione di tassi in rialzo, di normalizzazione della politica monetaria. Questo comporterà un ritorno, sicuramente anche di interesse di appeal dei bond, sia governativi sia quelli societari. Tuttavia, con una crescita comunque sostenuta, soprattutto nella seconda parte dell'anno, una volta prese le misure magari della variabile Omicron, credo che il mercato azionario possa ancora, a seconda di quanto pensano gli investitori, le case di investimento, essere performante. Ok, chiarissimo, ottimo, vedremo insomma. E effettivamente poi tu hai già messo, inserito in questo discorso tutti gli elementi che adesso di cui parleremo noi, no? Perché sarà un insieme effettivamente di cose che andranno a intersecarsi insieme. Allora, Covid, Omicron. E quindi questo resta sempre, cerchiamo di fare una classifica rispetto alle questioni che restano sempre in primo piano. Covid, Omicron, ovviamente la variante, quello che potrà portare. Dall'altra parte le decisioni che verranno prese, quindi le restrizioni eventuali più o meno importanti. Tema dell'inflazione collegato invece al ruolo delle banche centrali. E anche qui ti chiedo, poi ovviamente parti da dove vuoi, e poi insomma tanto analizziamo tutto. Gli investitori che cominciano un po' a guardare con sospetto a quello che dicono le banche centrali perché qualcuno crede che sia stato sottovalutato il tema dell'inflazione, che forse ci si sia mossi troppo a rallenti, mettiamola così, che forse per esempio Jerome Powell nell'ultima riunione non abbia detto chiaramente quello che avrebbe voluto fare poi. Insomma, quale metti in pole position tra queste varianti e variabili? Ma guarda, io ne metto un'altra. Credo che quest'anno forse una delle variabili più significative sullo scenario complessivo sia quella politica. Permarrà molto forte la variabile, ovviamente legata alla pandemia, speriamo a non eventuali nuove varianti, in questo caso del coronavirus, rimarrà ovviamente in primo piano, ma lo è stato in maniera fortissima nel corso del 2020, lo resterà in parte anche nel 2021, anche se, come abbiamo detto, alcune misure sono state prese, no? La diffusione dei vaccini comincia a essere significativa, almeno nei paesi OCSE e via dicendo. Quindi questo è un elemento di cui si tiene conto e sarà importante, ma forse meno centrale rispetto al 2020. Perché dico la variabile politica? Perché quest'anno avremo delle scadenze importantissime. Per quel che riguarda l'Europa, ovviamente ad aprile quella più importante, l'elezione del nuovo presidente francese, poi ci saranno anche le parlamentari in autunno, quindi la Francia sarà un po' al centro dell'attenzione in questa prima parte almeno del 2022. Poi abbiamo comunque le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, abbiamo il rinnovo del Comitato Centrale del Partito Cinese e abbiamo anche le elezioni in Brasile, che comunque resta un paese significativo all'interno dello scenario geopolitico globale. Tenendo conto di tutti questi fattori, credo che rispetto al 2021, nel 2022 la variabile politica possa essere più significativa. Ok, la variante. Sì, comunque sai che mi trovo molto d'accordo su quello che hai detto. Poi oltretutto,
c'è la corsa al Quirinale e tra un po' vedremo se si accettano scommesse, insomma, no? Perché poi quando le cose sembrano troppo scontate in politica, dimmi se sto dicendo qualcosa di sbagliato, non sono mai quelle. Cioè, quando si dà per scontato, ad esempio, come in questo caso, poi magari sarà così, che sarà Draghi, secondo qualcuno, poi c'è chi dice anche che non sarà così, ovviamente, non è che c'è l'unanimità, che sarà Draghi il Presidente della Repubblica, poi Draghi non sarà mai il Presidente della Repubblica, no? Vero? Di solito funziona un po' così. Cioè, Funziona un po' così, insomma, sono le i primi candidature. nomi che si fanno non sono mai quelli giusti, poi. Generalmente li si fanno proprio alle volte per bruciarli. Comunque, io non avevo citato l'Italia apposta perché aspettavo la tua domanda, perché diciamo in questo contesto Sì. così, insomma, che abbiamo esplorato a livello complessivo, il nostro paese vive la sua fase importantissima, che sarà una fase cruciale, quella effettivamente l'elezione del Presidente della Repubblica. Su questo, perché la variabile in questo caso politica è importante? Perché se pensiamo fino a ieri, ma proprio fino all'altro ieri, eravamo tutti concentrati sui temi fondamentali dal punto di vista economico e politico in Italia, quindi diciamo il completare e far approvare dai due rami del Parlamento la legge di bilancio per mettere in sicurezza i conti e fare i necessari investimenti, in qualche modo attutire l'impatto dei prezzi delle bollette, che è stato fatto per le famiglie, non per le imprese, ed è stato fatto in deficit, quindi è un elemento che ci porteremo dietro poi il prossimo anno. E poi eravamo concentrati sul completamento della definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, quindi era l'elemento, diciamo, di politica economica essere prevalente. Ora ci aspettano dei giorni, delle settimane, mancano 13 giorni all'avvio delle votazioni per il Quirinale, in cui sarà proprio la politica pura, insomma, l'elezione del capo dello Stato, massima carica istituzionale italiana, da questo punto di vista, a condizionare gli andamenti. E io temo che, al di là del nome che verrà fuori, sul quale poi magari ci soffermeremo in questo Sì. toponomi, insomma, questi giorni ci accompagni e ci accompagnerà sempre di più. A proposito dei temi che stiamo trattando, anche qui questo è uno dei temi fondamentali. Ma quello che volevo dire, adesso questo potrebbe essere un periodo in cui saremo anche condizionati da questo ingombrante, nel senso della sua importanza, elezione del Presidente della Repubblica. Da questo punto di vista saremo magari distratti dalle altre questioni fondamentali che ci hanno accompagnato fino ad ora, e la variabile politica in questo caso assumerà un elemento rilevante anche per noi. Ok, allora poi ci torniamo, però corsa al Quirinale, si accettano scommesse, scriveteci anche se volete. Peraltro noi dal 24 qui sulle fonti TV dedicheremo degli spazi con una trasmissione ad hoc proprio sulla corsa al Quirinale, insomma ovviamente seguiremo tutto quello che succederà all'interno del palazzo e vedremo se effettivamente le attese si rispetteranno, anche se ancora non c'è una linea chiara, insomma è ancora presto, però sarà interessante anche perché poi sappiamo bene che se per caso dovesse essere Draghi il nuovo Presidente della Repubblica, cosa succederà al governo? Si andrà a elezioni? Ci sarà un governo tecnico? Insomma, si aprono tutta una serie di scenari che chiaramente in un momento come questo diventano cruciali. Non so più che parole utilizzare, importanti, fondamentali, cruciali, perché poi di quello si tratta, no Marco? Quindi vabbè, staremo a vedere, poi ci torniamo. Scriveteci intanto se volete dire la vostra sul Totonomi. Però andiamo a vedere Italia e 2022, quali sfide ci attendono? Parlavamo già poco fa di tutti gli elementi, insomma, che abbiamo messo nel pacchetto. Io ripartirei dalla conferenza stampa di Draghi di ieri sera, il quale ha affrontato effettivamente molti punti che abbiamo già elencato anche noi, Marco. Partiamo da questo pezzettino, questo estratto video che vi facciamo riascoltare, che riguarda il mondo della scuola. Perché? Allora, Covid, Omicron, restrizioni. Bene o male tutte le attività sono aperte con le limitazioni del caso che partono dall'avere il super green pass per accedere a molti luoghi, ma anche al lavoro. Insomma, bisogna, per prendere i mezzi ormai bisogna essere vaccinati o guariti dal Covid, bisogna avere appunto il super green pass. Però resta ancora il nodo della scuola e Draghi ha detto una cosa secondo me assolutamente giustissima. Sentite. Insomma, i ragazzi o le ragazze, gli si chiede loro di stare a casa, non andare a scuola, poi la sera vanno in pizzeria e fanno sport tutto il pomeriggio. Non ha senso chiudere la scuola prima di aver chiuso tutto il resto, ma se chiudiamo tutto il resto torniamo all'anno scorso e non ci sono i motivi per
per farlo, non ci sono i motivi per farlo, perché come ho detto nell'introduzione la situazione è molto diversa, essenzialmente grazie alla vaccinazione. Probabilmente ci sarà un aumento delle classi che andranno in DAD nelle prossime settimane, e allora andranno, ma quello che bisogna respingere è un ricorso generalizzato alla dialettica, alla didattica a distanza. Allora, l'utilizzo generalizzato della didattica a distanza, effettivamente adesso si sta dicendo, a parte che non si sa bene regione per regione quali sono, ci sono dei governatori che propendono per il non aprire le scuole, continuare almeno per un paio di settimane con la didattica a distanza, chi invece sostiene che occorra riprendere, anche perché insomma Marco, gli effetti dei due anni precedenti con didattica a distanza li conosciamo tutti, insomma il bilancio non è propriamente positivo. Sia da un punto di vista di educazione scolastica sia da un punto di vista sociale, ma quello ha toccato un po' tutti. Anche perché Draghi dice una cosa corretta, insomma sarebbe è un po' paradossale, no? Tutto è aperto, possiamo andare in pizzeria, possiamo uscire, possiamo trovarci per la strada, possiamo vederci con amici, possiamo appunto andare in palestra e poi però non possiamo andare a scuola. Cosa ne pensi? La penso esattamente come te in questo caso, che sia stata una presa di posizione molto netta e utilizzando un termine fondamentale, anche questo cercavamo dei sinonimi prima, cercavi dei sinonimi per descrivere questo momento, insomma il termine disuguaglianza, cioè che la didattica a distanza è un fattore che rischia di aumentare le disuguaglianze per una generazione intera, che è la generazione del futuro di questo paese, quindi per i bambini, per i ragazzi, per gli studenti delle superiori, è l'elemento cruciale. Allora, la chiarezza con cui Draghi ha definito l'importanza di tenere aperta l'istituzione che è preposta alla formazione della classe del futuro, delle classi del futuro, ma classi sociali, classi politiche, classi economiche, classi insomma che saranno il futuro di questo paese, e quanto la didattica a distanza rischi di aumentare le disuguaglianze di opportunità tra le persone che i bambini che possono permettersi di restare a casa perché magari hanno dei genitori che non dovendo lavorare e sono pochissimi possono seguirli nella didattica a distanza a casa, soprattutto se sono piccoli, ma ci sono molte famiglie che non possono permettersi nemmeno di rimanere a casa per poter seguire i bambini e che rischierebbero di rimanere senza istruzione per un periodo lungo. Il prezzo che pagheremo nei prossimi anni, per quanto è già stato perso da questo punto di vista in passato, non è ancora quantificabile, ma sarà molto alto, molto forte. Allora, questa attenzione a non alimentare delle disuguaglianze di opportunità, secondo la definizione di Sen, insomma, del grande economista Sen, è un aspetto cruciale, fondamentale. La nettezza con cui Draghi ha difeso una scelta che ha definito poi una sua scelta, nella conferenza stampa a un certo punto ha detto mi dicono che non sto scegliendo più appunto perché in questo periodo sarei distratto dalle questioni relative al passaggio al Quirinale, su cui lui ieri non ha speso una parola e si è rifiutato di rispondere a qualsiasi tipo di domanda, che magari è anche una strategia, concentrarsi sul presente, sul suo mandato attuale per sgomberare qualsiasi campo dalla distrazione possibile che gli venga imputata rispetto alla prossima carica al Quirinale. In ogni caso, la nettezza con cui ha difeso la scelta personale del governo che guida, ma lo sta guidando lui, di tenere aperte le scuole, mi sembra importante da sottolineare in questo momento. E poi alcuni governatori, come si diceva, la Campania, De Luca, avevano in qualche modo cercato autonomamente, rivendicando da questo punto di vista una loro facoltà di legiferare in materia di istruzione scolastica, ma poi il ricorso al TAR è stato immediatamente fatto e ha vinto il governo in questo caso, quindi non si possono tenere le scuole chiuse a livello regionale quando le indicazioni del governo centrale sono per l'apertura. È un po' quello che è stato fatto lo scorso anno da Macron in Francia, quando anche lì nella fase acuta della pandemia lo disse in prima persona, ci mise la faccia dicendo che l'istruzione, la formazione dei giovani era una priorità assoluta
del governo francese. In questo caso mi sembra che Draghi abbia preso la stessa posizione. È vero, assolutamente. Il tema delle disuguaglianze, poi, da cui lui è partito proprio per parlare della DAD, è assolutamente centrale, perché, insomma, sappiamo molto bene come questo periodo anche di pandemia di Covid abbia aumentato purtroppo il discorso delle disuguaglianze sociali al posto di assottigliarle. E se ci ricordiamo bene, uno degli obiettivi proprio del governo Draghi era quello di andare verso un assottigliamento delle disuguaglianze, però il problema è che poi la pandemia, insomma, ci ha messo del suo, però ha ragione su questo, cioè da un punto di vista sociale è deleterio, assolutamente. Sei d'accordo quando, sempre restando sulla conferenza stampa di Draghi, quando dice che i nostri problemi dipendono dai non vaccinati, nel senso che anche qui sappiamo molto bene anche qui che, insomma, con il vaccino si hanno meno probabilità di star male, nel vero senso della parola, con il Covid, di intasare quindi le terapie intensive negli ospedali, eccetera eccetera, però è anche vero che in questo periodo si stanno mettendo in luce anche altri problemi che si rifanno poi alla struttura, al sistema del nostro paese, cioè la mancanza di personale, il fatto che insomma non siamo attrezzati non solo per aiutare i malati di Covid, ma anche le altre patologie, perché non esiste solo il Covid. Ecco, è un po' un insieme, no, di questioni, Marco, che poi non ci ha permesso ancora di uscire dalla pandemia, oltre al fatto che la pandemia c'è in tutto il mondo e certo non riguarda solo l'Italia. Sì, anche se va detto che fino a qualche settimana fa, io ricordo quando è arrivato il nuovo cancelliere tedesco in visita in Italia, Scholz, sì, aveva descritto l'Italia come il paese in quel momento, ed erano solo poche settimane fa, da prendere ad esempio per come aveva affrontato la, sì, pandemia. Non eravamo ancora alle prese con l'ultima variante del coronavirus, Omicron, come giustamente lo pronunci tu, essendo, insomma, termini di derivazione greca, eravamo in un momento in cui effettivamente facevamo da guida nella risposta alla pandemia. Poi è arrivata anche da noi questa ondata. Ora sono tanti i fattori che condizionano questo momento particolare. Di ieri il dato in cui l'80% dei trattamenti normali negli ospedali viene posticipato perché siamo alle prese con questa fase emergenziale dovuta all'ultima variante, a Omicron, quindi è un momento contingente. Tuttavia la risposta nell'ultimo anno è stata buona. Il fatto che manchino ancora circa 10 milioni di italiani per il vaccino ha una parte di responsabilità in questo. Qui si può dire che forse sulla terza dose, ad esempio, siamo partiti un po' in ritardo, vedendo quello che stava succedendo in Gran Bretagna, ma sembra che stiamo recuperando in maniera molto forte, secondo gli ultimi dati, quelli degli ultimi giorni. La decisione di tenere aperti gli hub anche di notte per permettere magari delle prime dosi che prima non erano state fatte. L'introduzione dell'obbligo vaccinale over 50 è un'altra scelta molto forte che potrebbe fare scuola anche per altri paesi. Per cui, diciamo, il giudizio rimane tuttora abbastanza positivo rispetto alla gestione dell'emergenza. Ciò detto, è chiaro che un problema talmente grande che condividiamo con tanti altri paesi, da cui si cerca di prendere magari alle volte degli esempi, altre volte di darli, che in qualche modo siamo tutti nella stessa barca. Sì. Rispetto al paragone che facevamo prima sulla scuola con la Francia e con Macron è stato molto più duro sui Novax. Adesso ha detto lui, usiamo questa espressione perché l'ha usata lui, ho intenzione di rompere le palle ai Novax. Rispetto a quanto ha detto Draghi ieri, che in questo momento i Novax rappresentano uno degli elementi di difficoltà da superare per uscire dalla fase emergenziale, sembra che siamo sulla stessa linea, con un profilo un po' più basso, almeno rispetto alla coloritura dell'espressione. No, assolutamente, anche se qui bisogna dire che mentre Macron è stato più netto da un punto di vista lessicale rispetto a Draghi, che è più diplomatico sicuramente, però Macron è stato meno efficace da un punto di vista decisionale, perché poi
Draghi per ora con il governo ha deciso per l'obbligo vaccinale agli over 40, agli over 50, scusate. Per ora in Francia non c'è nessun obbligo vaccinale, insomma, quindi diciamo che come dire, al piglio lessicale non ha seguito, non ha fatto seguito poi il piglio decisionale, ecco. Concordo, è verissimo, e questo un po', se vogliamo misurare l'efficacia dell'azione di governo di Draghi, è uno degli elementi caratterizzanti, cioè ciò che dice poi fa, è dell'elemento prezioso, per cui insomma, è difficile anche la scelta tra vederlo andare, se andrà al Quirinale, in cui potrebbe giocare anche lì un ruolo importantissimo, soprattutto nel contesto europeo, un ruolo anche insomma, in qualche modo di continuazione di questa pacificazione politica di cui abbiamo comunque ancora bisogno, e dall'altro lato vederlo portare a termine il suo compito a Palazzo Chigi, perché quest'anno effettivamente dei passi notevoli in avanti sono stati fatti sotto diversi profili. Ok, allora adesso ti saluto Marco, però rimettendo in sovrimpressione il titolo Corsa al Quirinale si accettano scommesse, perché poi sarà una domanda che lasceremo un po' in sospeso fino a quando effettivamente non inizieranno le consultazioni, insomma, e poi la decisione del Parlamento. Ti leggo questo messaggio. Roberto, che ha risposto effettivamente, Mister Draghi, anche se a molti non piace, nonostante i suoi errori, quindi comunque insomma Roberto dice non è perfetto, ma insomma nessuno l'è, deve rimanere a Palazzo Chigi, quindi non lo vorrebbe come Presidente della Repubblica, ma in senso positivo. Volete lo spread a 500 punti base e il blocco dei denari recovery dall'Unione Europea? Riflettete, gente. Adesso io non sarei così catastrofista, nel senso che non credo che bloccherebbero i fondi dall'Unione Europea, anche perché insomma quello che è stato messo a punto dall'Italia per avere questi fondi è cosa fatta con Mario Draghi e proseguirà, però sicuramente il discorso dello spread a 500 punti base determinerebbe la paura, no, che arriverebbe da parte dei mercati e degli investitori per non avere più una figura come Mario Draghi a Palazzo Chigi. Ecco, questo potrebbe essere il pericolo, Marco, e poi ti saluto. Beh, all'uomo del whatever it takes per salvare l'euro, almeno 100 punti di spread li vale lui, da solo, sì, insomma, sì. Con la sua carica istituzionale, con la sua credibilità internazionale, per cui effettivamente un contraccolpo quando lui lascerà la guida del governo, se la lascerà, ci sarà indubbiamente, non in termini di uno spread a 500, di una interruzione dei fondi europei, del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma un po' di appeal internazionale il governo lo perderà. Ok, eh sì, beh, infatti l'effetto Draghi è il famoso effetto che ha avuto lo spread quando lui è arrivato a Palazzo Chigi, che è sceso sotto i 100 punti base ed era una cosa mai vista da tempo, insomma. Adesso vabbè, lo spread ovviamente è un po' risalito, ma per tutte le incertezze che ci sono, e forse sì, sai, i mercati anticipano, forse si sta già respirando l'eventualità che Draghi non sia più a capo della presidenza del Consiglio, insomma, vediamo. È quella variabile politica che anche per l'Italia sarà importante in quest'anno, che per il calendario cinese è l'anno della tigre dell'acqua, quindi la tigre è un animale combattivo, oh. Ci lasciamo alle spalle l'anno del bue di metallo, animale la pacifico. Tigre dell'acqua, sarà un anno, me lo segno questo. Sarà un anno, diciamo, di combattimenti. Wow, va bene, dai, allora affiliamo le unghie tutti quanti, va bene, questo me lo segno, grazie Marco. Come sempre è stato un piacere, e ti seguiamo anche sull'Avvenire, ci sentiamo presto sulle Fonti TV, buona giornata. Grazie, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie a Marco Girardo.